Maternità e dintorni. Ciclo di incontri promosso dal Movimento per la Vita in collaborazione con Umbria Radio e il settimanale La Voce. Salve a tutti, un saluto a tutti quelli che sono collegati, YouTube, radio e via dicendo. Oggi iniziamo il percorso formativo Maternità e dintorni, che è un percorso formativo realizzato dal Movimento per la Vita dell'Umbria in collaborazione con La Voce, il settimanale La Voce, e l'emittente Umbria Radio in blu, che ci ospita. Ora, sulle pagine della Voce cartacea e dell'edizione digitale, ogni seconda settimana del mese potete trovare un articolo che presenterà il tema che poi sarà trattato nella puntata che segue. Tutte le tappe del percorso, che vedranno 6 puntate, saranno trasmesse l'ultimo mercoledì del mese alle 21 sul canale YouTube della Voce e poi saranno rilanciate il sabato e la domenica seguente alle 10 sulle frequenze FM e DAB+ di Umbria in Radio in Blu. Inoltre i test, i podcast audio e video saranno raccolti insieme sul sito web, quello noto, www.lavoce.it, e così avremo un luogo unico, accessibile via internet, dove potremo trovare tutti i contributi. Sarà anche un percorso che ci permetterà a tutti di interagire, noi relatori, con voi che ascoltate e che seguite da casa, e perché le domande, le sollecitazioni, i suggerimenti che potrete inviare alla redazione della Voce saranno sempre riportate sul settimanale nelle settimane seguenti alla puntata, e quindi noi relatori potremo rispondere o approfondire o rilanciare dei temi, e quindi sarà un percorso formativo a distanza grazie sia al cartaceo della Voce, grazie al digitale della Voce e grazie a Umbria Radio in blu. E quindi iniziamo subito con la prima puntata, ripeto, ogni quarto mercoledì del mese alle ore 21 sul canale YouTube e poi sulla radio, le puntate saranno 6. L'ultima del mese di ottobre, l'ultima del mese di novembre, poi l'ultimo mercoledì del mese di gennaio, l'ultimo mercoledì del mese di febbraio, poi l'ultimo di marzo e l'ultimo di aprile. I relatori saremo 3. Io sono la prima, Assuntina Morresi, sono la presidente del Movimento per la Vita dell'Umbria e farò le prime 2 puntate. Poi nel mese di gennaio e febbraio, sempre l'ultimo mercoledì del mese su YouTube, Suor Roberta Vinerba, che è la direttrice dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi, e poi marzo e aprile Padre Pasqualino Massone, che è un frate minore. E vediamo quindi di che cosa parleremo. Perché questo percorso? Perché noi volontari del movimento per la vita ci siamo chiesti che cosa significa essere volontari della vita in tutte le fasi della vita, in tutte le condizioni della vita, specie quelle più fragili e soprattutto quelle in cui la vita si dimostra da un lato più debole, più vulnerabile, dall'altro anche più potente, in tutta la sua potenza misteriosa com'è la maternità. Allora ce lo chiediamo perché il primo centro d'aiuto alla vita in Italia è nato quasi 50 anni fa. Infatti il primo centro d'aiuto alla vita, noi lo chiamiamo CAV dalle iniziali, il primo CAV in Italia è nato a Firenze nel 75. Nel 75 era un'altra epoca, tanto per capirci. Nello stesso anno è stato riformato il diritto della famiglia e sono stati istituiti i consultori. La legge sull'aborto è arrivata 3 anni dopo, nel 78, mentre la sentenza Roe vs. Wade, quella famosa di cui si è tanto parlato, che è stata adesso ribaltata in America, ma che affermava il diritto all'aborto sostanzialmente, era del 73, di qualche anno prima. Dicevo nel 78, 3 anni dopo la nascita del primo CAV, è stato istituito in Italia il primo centro d'aiuto alla vita.
E anzi, scusate, ho sbagliato, nel 75 è nato il primo centro aiuto alla vita, 3 anni dopo, nel 78, c'è stata la legge sull'aborto e nello stesso anno, a luglio, è nata la prima bambina concepita in provetta. Poi via via sono successe tantissime cose, di quelle che di solito noi individuiamo come i temi sensibili, quelli che ci fanno più discutere, quelli che trattano della vita e della morte di ciascuno di noi e che quindi hanno cambiato anche tante cose della nostra vita quotidiana, hanno cambiato orientamenti, punti di riferimento. Per dirne qualcuno, nel 1989 in Danimarca per la prima volta si sono riconosciute le unioni fra persone dello stesso sesso, ma abbiamo dovuto aspettare fino al 2001 per vedere la possibilità che si sposassero in Olanda. Intanto, nello stesso anno, sempre in Olanda, si è approvata la legge sull'eutanasia. E mentre queste cose succedevano, che cosa è successo al nostro paese? In Italia siamo entrati in quello che viene chiamato di solito da noi l'inverno demografico. Ogni anno nascono sempre meno bambini e la denatalità, che è un fenomeno che riguarda tutto l'Occidente, sostanzialmente tutto l'Occidente ricco, intendendo non solo l'Europa ma anche i paesi di cultura occidentale, gli Stati Uniti, così come l'Australia, insomma questi paesi che realizzano un po' l'area occidentale. Ecco, la denatalità in questi paesi è più pronunciata rispetto a in Italia è più pronunciata rispetto a quella degli altri paesi europei. Quindi in Italia in questi 50 anni quasi dalla nascita del primo centro aiuto alla vita sono successe tantissime cose e il mondo è cambiato radicalmente. Quindi noi vogliamo chiederci che cosa significa essere del Movimento per la Vita dopo 50 anni dal primo centro aiuto alla vita e dopo tutte queste cose che sono successe. Come possiamo restare fedeli all'intuizione iniziale del fondatore di Carlo Casini in questa situazione così diversa dagli inizi? E quindi noi vogliamo in questo percorso innanzitutto focalizzarci oggi sul quadro generale e individuare alcuni snodi fondamentali. La prossima settimana la prossima puntata vedremo di parlare soprattutto con un focus su maternità e aborto. E poi nelle successive vedremo invece un percorso educativo pensato per i più giovani, sempre improntato su questa riflessione del mondo che sta cambiando. Allora, questo mondo cambiato in che cosa consiste? Cos'è successo veramente? Cominciamo da un sondaggio che è stato fatto nel marzo scorso. La Fondazione Donna Cattin registrava come il 51% dei ragazzi fra i 18 e i 20 anni immagini il proprio futuro senza figli. Di questo 51%, il 31% si vede a 40 anni in coppia ma senza figli e il 20% si immagina proprio invece proprio come single, cioè si prevede che vive da solo e per libera scelta. Ora, l'Istat, questa non è solo un'immaginazione così che uno può pensare, vabbè, è una percezione. No, già l'anno scorso, nel 2021, l'Istat ha calcolato, ha visto che sono di più le persone che vivono da sole rispetto a quelle che vivono con i figli, cioè le coppie che vivono con i figli sono il 31%, 31,2, mentre chi vive da solo è il 33,2% della popolazione. Quindi questa questione di vedersi da soli o comunque senza figli è qualcosa che già sta avvenendo, non è una fantasia, è qualcosa di concreto, di attuale. Ma ci si vede come single. Single ora è una parola nuova, no? Viene dall'inglese, e è inglese, e sarebbe la versione moderna, la versione positiva di quello che una volta si diceva zitella o zitellone.
Perché? Perché mentre Zitello Zitellone era uno costretto, si immaginava costretto a vivere da solo, il single è quello che vive da solo per scelta, perché pensa che per sé è meglio. E questa è una narrazione che viene fatta in positivo, cioè la persona che sceglie di vivere da sola non è una persona triste, depressa, no? Ma è una scelta, è un'opzione, è uno stile di vita. Ora, la questione è, io ho fatto una prova, io insegno in università e più volte in più ambienti ho chiesto, ma quanti di voi, alzate la mano quando c'erano ragazzi giovani, studenti universitari, quindi quanti di voi non vedono l'ora di sposarsi per mettere al mondo dei bambini? E di solito pochissimi alzano la mano. Poi faccio anche un'altra domanda. Quanti di voi finora, quindi ragazzi di più o meno 20 anni, hanno mai preso in braccio un neonato? Hanno avuto l'esperienza di prendere un braccio in neonato, di cambiarlo, di accudirlo? Quanti di voi l'hanno fatto? Ancora di meno. Che cosa sta succedendo quindi? Perché vedete, il cambiamento demografico non è semplicemente un cambiamento di numeri, è un cambiamento di comportamenti. Ma che cosa è successo? È successo che nelle famiglie sempre più sottili, nelle famiglie con un figlio solo o con, no? O anche senza, ma nelle famiglie con pochi figli, in queste famiglie così asciugate, così magre, è sempre più difficile fare l'esperienza, cioè conoscere, avere in braccio quello che è un bambino piccolo, l'esperienza della natalità. L'esperienza del fatto che nasce un bambino e che magari un bambino è bello prendersene cura. Non c'è più questa esperienza perché prima, quando c'erano le famiglie un po' più numerose, che cosa succedeva? Che nell'arco della vita uno andava al battesimo del cuginetto, alla cresima della zia più giovane, al matrimonio della cugina adulta e poi vedeva la vita che andava avanti. Cioè nelle famiglie più numerose, dove c'erano due o tre figli, c'erano anche tanti cugini, tanti parenti e uno aveva questa rete familiare che non era altro che il luogo dove imparava come significava, che cosa significa stare al mondo. Uno, rispetto a quello che avviene nella rete della famiglia, a quello che accade agli zii, ai cugini, ai fratelli, alla madre, ai nonni e a tutta questa piccola popolazione intorno, impara a capire, guarda, questo comportamento è corretto, questo è sbagliato. Nella vita succede che si nasce e si muore, ci si sposa e ci si lascia. E il fatto di vivere, anche di vedere dei bambini, era un'esperienza che era nelle cose. Quindi era naturale avere dei bambini nella vita. Era naturale che succedessero alcune cose, era naturale morire, si moriva in casa. Quindi tutta una serie di questioni si cominciavano a vivere, a giudicare all'interno della rete familiare. Ora, i figli, tanti figli in una famiglia sono rari e questa rete familiare che era il luogo dove si imparava a stare al mondo è sempre più sottile, è sempre più magra, è sempre più difficile trovare un ambito, no, familiare in cui fare esperienza anche di queste cose. E quindi uno ha la narrazione di quello che è avere un bambino. E qual è la percezione di avere un bambino? La percezione che c'è è che la relazione in generale, in particolare quella di avere un bambino, è qualcosa che è difficile. È una cosa complicata, è qualcosa che comunque giustamente è l'oggetto di una libera scelta, ma è un impedimento. Diventare madri comincia a essere, come nel racconto comune, nella rappresentazione comune, un impedimento alla propria realizzazione. E quindi c'è intorno questa quest'idea che si diventa genitori, in particolare madri, quando tutto il resto per forza è a posto, è tutto sistemato. In parte questo è giusto perché vuol dire una maggiore responsabilità, ma in parte questo significa anche una paura nel mettere al mondo dei figli. Quindi questa cosa viene sempre rimandata, sempre più tardi, sempre più quando le cose sono sistemate. Ma diciamolo pure, è vero che ci sono dei problemi economici, no? Dei problemi sociali per permettere, no? Uno deve avere un lavoro, c'è la precarietà, delle condizioni, eccetera, eccetera. Però
è anche vero che noi viviamo nel continente più ricco del mondo. Noi viviamo in un posto come l'Europa, dove per esempio ci sono le migliori situazioni sanitarie e le migliori situazioni sociali. E quindi se il problema fosse economico, noi dovremmo essere il continente con più bambini, mentre invece siamo il continente con meno bambini. Quindi c'è qualcosa che non torna. Sicuramente sono necessari degli aiuti economici e sociali, ma non sono quelli il punto fondamentale. C'è un problema diverso. E nell'esperienza quotidiana noi vediamo che il racconto del diventare genitori e soprattutto il racconto della maternità è un racconto un po' più che è sinonimo di difficoltà, di impedimento alla carriera, di impedimento alla libertà. Per cui lo si rimanda, per cui se ne fanno pochi, per cui magari c'è anche il desiderio di avere figli, però c'è anche la paura di averne. Ora, questo cambiamento d'epoca è stato anche raccontato nei giornali, viene raccontato spesso, e mi impressionava vedere quello che aveva scritto una giornalista che si chiama Flavia Perina in un inserto, Lo Specchio, di un quotidiano, La Stampa. Questa Flavia Perina raccontava di una tendenza che c'è negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è una tendenza, cioè c'è stato negli ultimi anni un fenomeno di dimissioni di massa da lavori molto impegnativi in termini di orario. E come lo spiegava la Flavia Perina? Lo spiegava dicendo questo, ve le leggo queste parole perché sono significative. Ora che abbiamo abolito ogni elemento di fissità in materia di relazioni personali, di culto, voto, appartenenza, regime alimentare e persino identità sessuale, ora che rifiutiamo programmaticamente ogni impegno per sempre, a cominciare dalla relazione, il declino del lavoro fisso era nelle cose. E poi continuo a parlare del lavoro. Però che cosa significa? Che cosa è successo in questi anni? È che si è affermato un fenomeno che è un cambiamento nei comportamenti, un fenomeno che poi ha significato anche un comportamento nella nostra scala valoriale, di ciò che è importante, di ciò che ci realizza e di ciò che invece ci mette paura. E il fenomeno è che a vincere è un modello, è quello che noi chiamiamo l'autodeterminazione individuale, che significa che passando il tempo noi tutti pensiamo che il massimo per realizzarsi, il massimo, è quello di poter essere autonomi nelle scelte. La realizzazione personale è l'autodeterminazione, cioè io mi realizzo tanto più quanto più posso fare delle scelte in autonomia. Questo significa, e questo è un atteggiamento mentale che ci investe tutti. Molto spesso si parla di nuovi diritti, no? I nuovi diritti individuali, l'eutanasia, la maternità surrogata e questa. Questi fatti riguardano minoranze, scelte di minoranze di persone, ma sono delle scelte che si basano su un modello che è maggioranza, che si sta diffondendo più o meno consapevolmente, che è proprio questo dell'autodeterminazione estrema. Io mi realizzo tanto più quanto più sono autonomo nelle mie scelte. E quindi le relazioni di conseguenza possono essere un impedimento alla mia realizzazione personale. Questa è la mentalità che si è venuta creando in tutti questi anni. E anche se noi non guardiamo oggi la questione dei nuovi diritti individuali, però dobbiamo ammettere che questa mentalità è pervasiva, ha preso tutti noi, anche noi che abbiamo continuato scelte, diciamo, nella norma statistica, no? La norma statistica, statisticamente parlando, uno non si suicida, statisticamente parlando, la maternità surrogata è qualcosa, tanto per fare degli esempi con delle scelte, no, che possono essere viste come estreme, la maternità surrogata è una scelta che riguarda una minoranza di persone rispetto alla maggioranza delle persone che continua a fare figli all'interno di un rapporto stabile affettivo senza, no, contributi esterni. Però la mentalità cambia per tutti e questa mentalità si intreccia con fenomeni che avvengono nella storia, anche economici e sociali, ma questa mentalità è quella che determina dei cambiamenti di comportamento.
e i cambiamenti demografici con quelli di comportamento sono proprio intrecciati. Ora, uno snodo fondamentale da cui noi nel nostro corso dobbiamo partire, perché il movimento per la vita nasce proprio intorno alla vita nascente, è proprio capire che cosa è cambiato nella maternità. La maternità non è più un valore sociale. La maternità non è più qualcosa che un'opportunità di realizzazione di sé. Può restare il desiderio di maternità, ma viene raccontata, vissuta come un impedimento alla realizzazione personale. Essere madre è una scelta privata, chiaramente lo è, ma non è vista come un qualcosa che è prezioso dal punto di vista sociale. Faccio un esempio: se io scelgo di fare il volontariato, no? Il volontariato, supponiamo, nei paesi in via di sviluppo, è chiaro che è una mia scelta personale, personalissima. Se io voglio andare a fare il volontariato in zone di guerra, no? Per soccorrere i profughi, è chiaro che questa è una mia scelta personale, però è un valore sociale che viene riconosciuto. Tanto che io, se scelgo di far parte di una missione umanitaria, poi lo metto nel curriculum vitae e mi serve anche come curriculum per presentare le mie competenze. Vale per esempio per le selezioni del personale. Ma se io scelgo allo stesso tempo di avere due figli, tre figli, questa cosa non entra nel curriculum, perché è una scelta privata di cui non viene riconosciuto il valore sociale. Questa è la questione in gioco. E quindi una ragazza che ha studiato tanto, magari delle materie anche difficili, magari anche delle materie particolarmente impegnative, si trova poi a dover entrare in un mondo in cui la maternità non è prevista. E vengo al secondo punto. La maternità non è prevista in questo mondo, pensiamoci un attimo. Il mondo del lavoro, per esempio, è fatto su misura maschile, ma non perché i maschi sono cattivi e sono, no? e sono antagonisti, non è questo il punto, antagonisti delle donne. Il mondo del lavoro è fatto su misura maschile perché le donne sono entrate tardi nel mondo del lavoro. E quindi, per esempio, i lavori sono lavori, soprattutto nelle posizioni apicali, nelle posizioni di responsabilità, sono lavori coinvolgenti che prendono tutta la giornata, per cui uno parte la mattina alle 8 e torna la sera alle 8 e quindi non sta a casa. Sono lavori pensati per chi c'ha a casa qualcuno che fa tutto. Sono lavori pensati secondo quella che io chiamo la teoria dell'aspirapolvere. Adesso questo esempio ve lo faccio, ma per capirci. Personalmente Non mi è mai piaciuta l'aspirapolvere, nel senso che ci ho sempre litigato, perché questa aspirapolvere era sempre qualcosa di grande, pesante, complicato, con un sacco di fili, ingombrante. E quindi io chiedevo sempre, appunto, a qualche maschio di casa, marito, figlio, per piacere, mettili fuori l'aspirapolvere dallo sgabuzzino e me la prepari, perché era ingombrante. E per tanto tempo ho pensato: ma chi caspita l'ha inventata questa aspirapolvere, perché è così ingombrante? A un certo punto ho capito, ma chi l'ha disegnata? L'ha disegnata un ingegnere maschio, ma non perché è cattivo, perché finché tutte le cose sono tutto il mondo del lavoro è girato intorno ai maschi, perché le donne stavano a casa e non lavoravano, è evidente che non è stato pensato il mondo, per esempio l'aspirapolvere non è pensata per una come me che è alta 1,60 e pesa 53 kg. Se l'aspirapolvere me la fai dei 7 kg, per me è un problema, no? E lo stesso lo pensavo io per quelle, come si chiama, le maniglie degli autobus. Se la maniglia degli autobus è messa tanto alta, io che so sempre quella alta 1,60, io poi me la slogo la spalla, mentre invece tu non mi devi fare qualcosa a mia misura. Ora, questo esempio che può sembrare banale, però ci serve per capire. Il mondo del lavoro è pensato per una persona che non partorisce, cioè per un maschio. Il mondo del lavoro non include la possibilità che una persona vada in maternità. La maternità è vista come una parentesi, no? In cui una persona, la donna, non è produttiva. E quindi non esiste la possibilità, se uno parte da questo presupposto, non esiste la possibilità di fare conciliazione lavoro-maternità, perché se il lavoro per definizione
è coinvolgente se tu per fare carriera puoi solo dedicarti anima e corpo e torni a casa la sera alle 8 dopo che sei partita la mattina alle 8 e poi è evidente che non hai tempo per la famiglia. Questo è un modello di lavoro pensato per chi a casa sta solo la sera. Allora questo potrebbe significare, per esempio, faccio un esempio così per dire, che io quando progetto un lavoro, io dico che alle 5 quella roba deve chiudere, alle 4 deve chiudere, oppure io devo mettere un nido dentro l'azienda, ma io devo anche pensare la possibilità di non avere il nido dove porto il bambino a 3 mesi, ma di lasciare una reale possibilità di scelta. Ma rispetto a tutto un mondo disegnato diversamente, per esempio, se io vado via dal lavoro e sono in maternità, quel tempo non deve essere pensato come un tempo perso dell'azienda, ma deve essere un tempo pensato in cui io acquisisco nuove competenze, che sono le competenze di chi si prende cura degli altri. Così io faccio l'esempio della maternità, perché la maternità è l'esempio, il paradigma della cura. Ma lo stesso andrebbe per la cura di chi è più fragile, per chi ha un anziano in casa, per chi ha una persona disabile. Il materno è una dimensione di cura, diciamo noi. È un modo in cui uno vive tutta la propria vita. Il materno non è solo il materno biologico. Vuol dire prendersi cura dell'altro gratis, perché l'altro c'è. La dimensione del materno è la dimensione della solidarietà. Ecco, tutto questo è andato sbiadito, perduto. Viene ridotto tutta questa dimensione della cura ad una scelta privata che non ha più nessun valore pubblico, non viene riconosciuto. Una persona che smette di lavorare per stare a casa e curare un parente disabile, un amico anche disabile, un caro disabile, è una persona che appunto perde il lavoro e non ha un valore sociale. Cioè questa dedizione non è riconosciuta socialmente come valida da tutta la società. E questo nonostante, per esempio, dal punto di vista prettamente economico, chi sta a casa a prendersi cura di una persona disabile è un valore anche di risparmio per la società, perché vuol dire che lo Stato non deve investire tante no, risorse per strutturali per prendersene cura. Quindi voi capite, abbiamo fatto tutto un percorso, se volete lieve, se volete non col dato statistico, con la rigorosità di una lezione, ma un po' questo vuole essere il tono della nostra passeggiata e del nostro percorso, un tono lieve ma con concetti forti. Che cosa è cambiato in 50 anni? In 50 anni quello che è cambiato è che la dimensione del materno, intesa come dimensione di cura, è diventata una dimensione che è ristretta nell'ambito privato, nelle scelte personali, nelle scelte che non devono avere interferenza nel pubblico, non riguardano gli altri. Questo significa, se non riguardano gli altri però, significa che noi tutta questa dimensione non la guardiamo più, non ne teniamo conto, non ne siamo investiti. Non diamo loro valore. Tutto questo significa. E questo ha delle conseguenze su tutto. Ha delle conseguenze sul materno, ha delle conseguenze sul prendersi cura degli altri, ha delle conseguenze su come consideriamo la disabilità, la fragilità, perché la fragilità non è solo una condizione permanente. Tutti noi nella nostra vita attraversiamo dei momenti di fragilità, che non sono solamente momenti, no? Non sono condizioni di tutta la vita, ma sono momenti che possono riguardare dei periodi di fragilità. Ecco, la perdita, l'inverno demografico che noi stiamo guardando, che stiamo attraversando, questa individualismo che significa, in pratica, io mi realizzo tanto più sono autonomo, tanto più posso decidere da solo, a prescindere dagli altri, tutto questo si traduce poi in un comportamento che non significa essere buoni o cattivi, ma significa dare delle priorità ad alcune cose rispetto ad altre. E si intreccia con tutte le condizioni, sociali, storiche, economiche anche, che viviamo. Ecco, lo snodo che noi affrontiamo
questo del mondo che è cambiato, lo snodo fondamentale a mio avviso è quello della genitorialità, dell'essere genitori, della generatività, queste sono le parole più importanti, più piene, ma soprattutto riguarda la dimensione della maternità, perché nella generatività, il padre e la madre, dobbiamo riconoscere una differenza. Una donna diventa madre e l'essere madre è un'esperienza fisica, perché la donna resta incinta e partorisce. Il padre invece diventa padre perché custodisce questa maternità e l'accompagna e la sostiene. È una donna che dice al padre: questo è tuo figlio. Prima della scoperta del DNA, solo la donna sapeva di chi erano i figli. Era la donna che diceva: questo è tuo figlio. E il ruolo del padre è quello di riconoscere e custodire questa cosa e di sostenere. Ma la paternità non è un'esperienza fisica, non significa che è meglio o peggio, non ci sono classifiche, ovviamente, sono ruoli diversi, ma noi dobbiamo riconoscere questa potenza che al tempo stesso è una fragilità della maternità. È un'esperienza importante, fisica, che segna la differenza. E tutto questo è andato un po', diciamo, è stato sempre più confinato nella sfera delle scelte private, insindacabili, sicuramente, questo è giusto, ma soprattutto che non devono riguardare il discorso pubblico e che non hanno alcuna incidenza. Ma se il diventare madre, il diventare genitore è una scelta personale che non deve avere nessuna incidenza nel pubblico, beh, perché sostenerla? Perché premiarla? Perché tutelarla? Se è una scelta personale, no? Sono scelte personali, io posso scegliere di fare sport estremo, posso scegliere di fare il volontariato, posso scegliere tante cose, posso scegliere di diventare madre e tutto questo non deve riguardare. Ecco, se noi partiamo da questo punto di vista, noi non tuteleremo mai veramente la maternità. Perché un problema che c'è è proprio riconoscere il valore sociale della maternità. Che non significa, noi abbiamo anche questo retaggio negativo del passato, no? Fare figli per la patria, non è quello. Il valore sociale della maternità vuol dire che è bello e è utile per tutti che nascano bambini, non solo perché ci pagano le pensioni, ma perché una società che non fa figli è una società destinata a morire, una società che non è aperta al nuovo, che non ha non è pronta, non è vitale. È un po' la morte di tutti noi questo. E tutto questo ha delle conseguenze anche nel nostro movimento per la vita. Perché noi siamo nati su un'urgenza, ma adesso la vita nascente si scontra con quest'altra situazione. E quindi ecco, questo è il quadro del mondo che è cambiato. Nelle prossime puntate faremo dei focus più specifici, con qualche dato anche più in più. La prossima volta, l'ultimo mercoledì di novembre, sarà trasmesso su YouTube, nel canale YouTube della Voce e poi in radio, come abbiamo detto prima, affronteremo aborto e legge 194, cosa sta succedendo. Grazie a tutti e un saluto a tutti, arrivederci, alla prossima volta. Maternità e dintorni. Ciclo di incontri promosso dal Movimento per la Vita in collaborazione con Umbria Radio e il settimanale La Voce.